X Factor, Manuel Agnelli e la polemica sugli inediti, bisogna investire sui giovani. I live di X Factor sono alle porte e i giudici sono pronti a prendere il loro posto ufficiale di coach, ora che le squadre sono formate. Come già anticipato, in conferenza stampa i giudici hanno nuovamente sottolineato la voglia di dare ampio spazio agli inediti in questa edizione, ma Manuel Agnelli ha voluto fare una precisazione necessaria e un po' provocatoria. Ho scelto tre gruppi che hanno inediti molto forti. Dichiara Agnelli in conferenza stampa: in base alla mia esperienza dello scorso anno è importante. Avevo tre voci molto forti e abbiamo fatto fatica a trovare degli inediti anche per il dopo X Factor. Giustamente gli autori si tengono gli inediti più belli per i grandi nomi. Difficilmente li danno ai ragazzi e questo è un grosso errore, perché per rinnovare il palco musicale per me è importante scommettere e investire sui giovani. Sembra una caata. Ma capisco che fare l'autore è un mestiere come un altro e si cerca di guadagnare più soldi possibili. Per me è stata comunque una delusione non riuscire a trovare dei pezzi da poter proporre a delle voci così belle. Sulle sue band, però, Manuel non ha dubbi, i pezzi forti ce li hanno già e la speranza è quella di riuscire a portare i suoi gruppi il più lontano possibile nella gara, così da poter far loro eseguire dei brani che rispecchino appieno la loro identità e personalità.